una tradizione antichissima che nei giorni che precedono il 19 marzo, in cui si festeggia San Giuseppe, torna protagonista tra culto e bontà tipiche della tradizione culinaria salentina. Le tavole di San Giuseppe, allestite anche in abitazioni private, rievocano un'usanza che pare affondi le sue radici nel Medioevo. In quel periodo le famiglie più abbienti aprivano le porte delle proprie case a chi più ne aveva bisogno, offrendo un ricco banchetto con i prodotti tipici. Ebbene, anche oggi i salentini si cimentano nella preparazione delle tavolate, momento di condivisione per tutte le famiglie del territorio. Le grandi tavolate sono coperte da candide tovaglie ornate di fiori e ceri accesi, con al centro un grande quadro del santo. Nessun alimento a base di carne o formaggio, nel rispetto delle indicazioni cristiane del periodo quaresimale. Non possono mancare invece la pasta e ceci, in dialetto la massa, che rappresenta i colori del narciso. I lampagioni, sott'olio e sott'aceto, simbolo del passaggio dall'inverno alla bella stagione. E poi il pesce fritto, che ricorda Gesù, il cavolfiore che simboleggia il bastone fiorito di San Giuseppe. Le incartigiate, dolci tipici ricoperti di miele, simbolo delle fasce di Gesù bambino, lo stoccafisso che è il cibo delle grandi occasioni. Intorno alla tavola, ma non sempre accade, dovrebbe sedere la Sacra Famiglia con Maria, Giuseppe e Gesù insieme ai 10 santi. I commensali devono essere minimo 3 e massimo 13. Ogni gesto alla base di questa tradizione ancestrale è scandito da fede e preghiera.